Sono 22.000 precari che lavorano da quasi 28 anni negli enti locali della Sicilia. Questo è il dato emerso durante il convegno L'abuso da precariato pubblico, il caso Sicilia, organizzato dal vicepresidente vicario dell'ARS Antonio Venturino, che è il primo firmatario di due DDL per la stabilizzazione definitiva dei precari. I disegni di legge da me presentati non sono la bacchetta magica per risolvere questo problema, ma sicuramente individuano un percorso che potrebbe portarci in tempi ragionevolmente brevi alla soluzione di tutto ciò che oggi blocca lo sviluppo di questa terra. Durante il convegno si parla appunto di abuso del precariato, 28 anni tra proroghe e fondi che la Regione mette a disposizione anno dopo anno. È un problema che pensavamo di poter non risolvere subito, ma di affrontare con serietà. Invece abbiamo perso altri 12 mesi, siamo ancora qui con una finanziaria, come qualcuno l'ha definita, sempre lacrime e sangue, una finanziaria che non riesce a proporre norme di sviluppo, ma che ancora una volta deve affrontare il problema di stipendi e di un precariato che si affronta non con la giusta consapevolezza. Flessibili.